Ciao, bentornati sul mio canale. Come state? Oggi la vulcanica Marina mi ha proposto di fare un nuovo video insieme a lei. Io ne sono felicissima come sempre. Tra l'altro vi lascio qui il nostro ultimo video e mi ha proposto di quindi continuare un po' quella rubrica sui 10 brand e 10 prodotti top e oggi parleremo dei prodotti che si trovano in farmacia. Farmacia, parafarmacia, perché noi abbiamo tantissimi prodotti che utilizziamo e brand che utilizziamo proprio in questo settore, no? Ma proprio tanti, anzi, io ne avevo molti, ma molti, molti di più rispetto a quelli che ho selezionato, che sono appunto 10. Partiamo dal primo, che sapete che è uno dei miei preferiti, forse potrei dire il mio preferito, ma siccome poi ce ne sono altri che amo particolarmente, comunque insomma, sicuramente uno dei miei tre preferiti, lo potreste dire voi al mio posto, sto parlando di Caudalie. Di Caudalie che ho provato, penso tutto, giusto? Non ho provato le ultime uscite, quelle forse dedicate a una pelle mista grassa, la linea comunque purificante, quella non l'ho ancora provata, ma non la proverò perché sinceramente non va bene per la mia tipologia di pelle. Di questo brand francese che amo molto, ma da anni, 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 vi ho fatto sicuramente diversi video, anche una skincare routine targata Caudalie che vi lascio qui, ma ne farò altre perché comunque insomma prodotti di Caudalie ne ho sempre anche di nuovi e quindi insomma ve ne parlerò sicuramente ancora. Cosa ho scelto di parlarvi di questo brand? Che amo tantissimo la routine, vi parlo della routine antibacchia di Caudalie perché è composta infatti proprio da due prodotti che io compro e ricompro negli anni. Infatti, questo l'ho ricomprato e guardate, l'ho già utilizzato un bel po', ma lo utilizzo tutti i giorni. Ovviamente, se esco, lo metto sotto al solare, se vado al mare, lo metto sotto un prodotto che vedrete con l'SPF da città, se esco comunque e vado in giro, altrimenti non lo utilizzo, ovviamente se sono in casa tutto il giorno è sprecato. Certo è che dopo l'estate lo continuerò a utilizzare sicuramente in autunno sicuro, perché comunque è un siero che previene le macchie, quindi noi lo mettiamo sotto il solare, sotto l'SPF da città, ma illumina e quindi non solo illumina, ma anche essendo antimacchie le previene, ma le corregge, corregge quelle esistenti, le minimizza quantomeno. E quindi io mi sento di consigliarvelo perché lo utilizzo da anni, anni, anni e soffrendo di macchie, ma parecchio, devo dire che la situazione negli anni è molto, molto migliorata. Nel corso, mi sembra, negli ultimi 2 anni si è aggiunta questa lozione, come la chiamiamo? No, è una essence, scusate. Concentrata Eclat, quindi Essence Concentré Eclat, questa qui. Questa è la seconda che utilizzo, è parecchia, insomma c'è un bel formato da 150 ml, è in vetro satinato e quindi è una copiata vincente questa assolutamente. Quindi l'applico prima di applicare quindi utilizzo detergente ad esempio al mattino, detergente tonico. Poi applico lei, che è appunto una essence che va a migliorare, anzi a, come possiamo dire, raddoppiare le essence. Noi perché le applichiamo? Perché innanzitutto contengono acido ialuronico e quindi già questo aiuta la pelle tantissimo, ma vanno proprio a migliorare la funzione proprio del siero che andiamo a applicare successivamente, no? Proprio moltiplica quasi l'effetto. Quindi Essence, tra l'altro ha un'ottima fuoriuscita, quindi non si spreca il prodotto. Io amo tantissimo questo prodotto e quindi insomma ve lo consiglio. Concentrato Brightening Essence, ecco, un concentrato di luminosità e lo applico prima. Va bene, direi che mi sono abbastanza dilungata con Caudalie, ma non potevo fare altrimenti. E passiamo a Vichy, un altro brand che troviamo in farmacia che ha una vastissima gamma, un po' come Caudalie, ma forse Vichy ancora, ancora di più, è appunto Vichy. Vichy è un brand che anche questo utilizzo da svariati anni e sicuramente la punta di diamante, almeno in questo periodo di Vichy, è rappresentato da questo concentrato, questo siero concentrato all'acido ialuronico che si chiama
Mineral 89, perché oltre che l'acido ialuronico contiene 89 minerali, quindi fa benissimo alla nostra pelle, quindi un'idratazione perfetta quotidiana. Vi ho parlato degli acidi ialuronici, vi lascio qua, dei sieri soprattutto agli acidi ialuronici, e quindi è importantissimo. Questo me lo porto dietro dall'anno scorso, perché avendo tanti sieri, e questo comunque è anche un bel formato. Ora forse non è tanto grande, no, sono 50 ml, comunque un po' più grande rispetto ai classici sieri che sono 30 ml. Mi piace tanto, 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 non è appiccicoso, non dà quell'effetto appunto appiccicoso, leggerissimo, piacevolissimo da utilizzare, insomma ve ne ho già parlato in lungo e in largo. E aggiungo solo un altro prodottino così veloce, veloce, sempre di Vichy, è una crema, tra l'altro anche una crema, scusate, una maschera, volevo dire in crema, che poi no, crema non è, ma è un gel che ho utilizzato anche stamattina perché è bella fresca, sapete quando avete caldo oppure siete arrossate, ecco, questa è perfetta, si chiama, questa è già un po' che ce l'ho, maschera minerale Desalteran, quindi è specifica per le pelli secche, disidratate, ma anche le pelli normali. E direi anche sensibili, insomma, mi piace tantissimo, è molto molto leggera e insomma è una maschera in gel, quindi freschissima, anzi ve la faccio vedere, credo di avervela già fatta vedere in un altro video. Guardate cosa non è, proprio fa proprio subito, no, effetto freschezza, e quindi consigliatissima. Anche Vichy è un ottimo brand. Poi non posso non citare un brand del mio cuore, che è Labcare. Labcare, che è un'azienda genovese, ha tantissimi. Io ho utilizzato, penso, a decine e decine di prodotti di Labcare, non solo che mi hanno inviato, ma che ho anche ricomprato io stessa proprio in farmacia. Le creme, creme contorno occhi, i sieri, ma ve ne ho parlato, ho fatto anche una skincare routine di Labcare che vi lascio qui. E i prodotti che sto utilizzando maggiormente in quest'estate 2020 sono questi. Sono due novità in effetti. Questa la sto utilizzando, vedo già in controluce che sono arrivata qui. Che cos'è? È un autoabbronzante, come aiuto, faccio cadere qualcosa, progressivo, ecco, non mi veniva in mente, progressivo. Quindi vi parlerò anche dei miei, scusate, autoabbronzanti del momento. In realtà sono solo tre che in parte conoscete già, quindi insomma non è nulla di... Ok. Mi piace molto, è una cremina giallina molto leggera. Mi raccomando, poi lavatevi subito le mani dopo che utilizzate gli autoabbronzanti. Ecco, lo vedete già qui che appunto è giallina, molto leggera, molto piacevole, insomma, da utilizzare. La aggiungo alla mia crema viso, ma l'autoabbronzante lo utilizzo, allora, dopo, appena tornata dal mare, un po' per fissarla e prolungarla, un giorno sì, un giorno no. Adesso ogni 2 giorni, ma poi adesso comunque tornerò al mare perché partiamo, andiamo qualche giorno via, e quindi insomma continuerò poi a utilizzarla ancora, cercando di fare continuare, insomma, che l'abbronzatura continui a esserci, ecco, perché è difficilissimo far mantenerla, vero? È veramente difficile, magari farò un video anche a proposito, a tal proposito. E l'altro prodotto che vi ho fatto vedere ma non vi ho menzionato è un prodottino fantastico che ho già utilizzato. Questa è della linea Oro, che sicuramente conoscerete, c'è la crema viso, la crema corpo illuminante, la crema contorno occhi illuminante. Questa è una polvere illuminante per il corpo. Guardate che bella anche il pack. Quindi si vaporizza, si toglie insomma, quello che c'è sopra. Poi ci sono ben due, pensate come è tutto ben sigillato, e poi lo fate così, ma ve l'avevo già fatto vedere forse in un video. Io in genere lo applico qui, tipo alla sera se voglio uscire. Ora non so se in video rende, ogni volta ve lo dico, ma io lo vedo, però non lo so se in video rende. Comunque, un bellissimo prodotto, li trovate in farmacia, oppure ovviamente anche nelle parafarmacie, e anche online, ecco, volevo dire parafarmacie online. Vi lascio tutto qua sotto nell'info box. Guardate l'info box qua sotto perché è ricchissimo di informazioni, ve lo dico sempre. Ci sono tutti i miei link dove trovarmi, Instagram, Facebook, il mio sito, insomma, tante cose. Passiamo a due brand del cuore, ma direi che questi sono tutti del cuore praticamente. Due brand che sto utilizzando tantissimo e sono Darphin
e Galenic. Allora, partiamo da Galenic con questi due prodotti che trovate in farmacia, tanto che io l'ho comprati proprio in una farmacia, a dire il vero, online, ma comunque pur sempre una farmacia. Sono due prodotti francesi, un po' come Caudalie e un po' come Darphin. Io li amo. Allora, questo tra l'altro è un formato maxi da 40 ml, un po' più grande rispetto a quello di Darphin che è 30 ml. Questa è una linea Aqua Urban che non solo ha un SPF e protegge la pelle, ma questo che si vaporizza sul viso è anche anti-pollution, quindi anti-inquinamento, anti-radicali liberi e insomma lo sto utilizzando tantissimo. Anche questo è 50 ml. Ve ne ho parlato, quindi non mi voglio proprio dilungare tantissimo in un video che vi lascio qui sugli SPF da città, però ve li menziono perché sono due prodotti top che sto utilizzando sempre quando esco, ovviamente non vado al mare. Di Darphin vi voglio citare il corrispettivo di quello di Galenic, scusate non vi ho detto i nomi, però sì, Aqua Urban ve l'ho detto, questa è la Intral e SPF 50, questa, quella di Galenic invece è 30. Questa è da 30 ml, SPF 50, texture fantastica, ve lo dico sempre, ve l'ho già detto, è anche leggermente colorata, uniforma un pochino l'incarnato, ora che sono un po' abbronzata, insomma oggi mi sono anche truccata, però insomma è molto piacevole, sia la stesura sia la texture in sé, e poi protegge davvero, davvero. Quando mi capita di uscire, applico sempre questa o l'altra e devo dire che la pelle è sempre protetta. Sempre di Darphin, non posso non citarvi il mio siero preferito, che è questo, l'Hydra Skin, estremamente idratante. Forse non l'ho citato nell'ultimo video, quello sui sieri, l'acido ialuronico, no, me lo sono dimenticato, ma questo è anche di più di un siero, è semplice, un siero semplice all'acido ialuronico. A parte che anche questo è leggerissimo, però comunque ve lo cito adesso. È un siero leggerissimo che contiene ovviamente anche altri attivi, insomma Darphin lo conosciamo come brand, è un brand un po' luxury, che però online ho trovato varie offerte, devo dire che l'avevo trovato a un prezzo un po' più basso e quindi insomma consigliatissimi questi prodotti, sono tra i miei favoriti. Parliamo anche di un altro brand amatissimo che è Lierac. Allora, di Lierac assolutamente vi voglio consigliare ed è un mio prodotto preferito top. La maschera, questa maschera è pazzesca perché ha una doppia funzione, Super Radiance si chiama, ed è maschera éclat double peeling. Perché voi la stendete, tra l'altro è molto fresca anche questa perché è in gel, quindi proprio freschezza assoluta. Quando la rimuovete, poi sentite comunque quando la stendete che ha insomma, delle microparticelle, vi va a sfogliare in un modo incredibile, delicato ma al contempo strong, cioè una bella esfoliazione. Infatti stamattina l'avevo messa un attimo qui sulla mano e infatti mi aveva proprio quasi tolto la bronzatura, cioè comunque mi aveva fatto proprio un bel, insomma l'avevo un po' provata mentre provavo l'altra di Vichy, perché quella di Vichy era un po' che non la utilizzavo e questa l'amo moltissimo, quindi anche questa consigliatissima. E sempre di Lierac non posso non citarvi il mio siero preferito di Lierac, che è questo, io lo chiamo il siero rosso, infatti qua si chiama Rouge, Serum Rouge. È un siero che fa tutto, antietà, illuminante, quindi antirughe, fa un po' tutto, un po' lifting. E è un siero rivitalizzante, rassodante, lifting, rosso perché la texture è rossa, è in gel, leggerissima e a me piace tanto. Questo lo utilizzo per lo più alla sera, è molto fresco, per niente appiccicoso, per nulla pesante, anche questo consigliatissimo. Altro brand che io amo molto, vabbè, adesso ho preso solo un prodotto, ma sapete che io ne ho tanti di questo brand, che troviamo sempre in farmacia, è Nuxe. Allora, di Nuxe amo molto questa maschera perché è una maschera super idratante per le pelli un po' secche e soprattutto disidratate, sempre come la mia. E si chiama Crème Fraîche, non so dirlo in francese, comunque crème no, vabbè, comunque crema fresca di bellezza, diciamolo in italiano oppure in inglese. Comunque è una maschera idratante, direi super idratante.
24 ore. Questa la potete utilizzare anche alla sera come crema, cioè la potete utilizzare come maschera. Poi togliete l'eccesso con una velina, quello che rimane lo stendete e andate a dormire. Al mattino vi risvegliate con la pelle bella idratata, che sappiamo che già quello basta proprio per prevenire le rughe. Amo molto Nuxe, così come amo Bioniche. Di Bioniche ho selezionato solo un prodotto, sì, perché non ne ho tanti, cioè ne ho usati alcuni in passato, però vabbè, vi voglio far vedere i prodotti che sto utilizzando di più adesso, a dire il vero. Di questo mi avete chiesto tantissime informazioni. Io questo l'ho preso proprio su una farmacia online o una parafarmacia online, a dire il vero. Ve ne ho parlato anche di questo veramente tanto, tanto, tanto. Qui è tradotto, tra l'altro, vedo in tedesco, sì, Wasser Gel, quindi acqua gel. Stop. Questo si chiama la linea, è la Defense, non me la ricordo male, la devo guardare contro luce perché è scritto Defense Hydra Jelly. Ok, la metto qui, spero vediate, è scritto in rosa ed è semplicemente un gel, sì, un siero, perché poi io lo utilizzo esattamente come un siero, super idratante con acido ialuronico. Si eroga in questo modo, ha un PAO di 12 mesi e come si dice? Ed è un 50 ml, quindi un bel formato, è in vetro e mi piace tantissimo. L'ho portato anche in vacanza, è idratante al massimo. Alla sera potete anche applicare da solo lui. Che tanti mi scrivono, ma poi devo applicare una crema? Allora, facendo tanto tanto caldo va bene anche solo questo. Certo è che una crema idrata più in superficie, però insomma va bene anche questo. Questo in realtà più che un siero, in effetti è proprio un gel, sì. È un siero in gel molto acquoso, molto leggero, che contiene acido ialuronico, che andrebbe, si potrebbe anche usare da solo, perché no? Infatti mi sembra ieri sera avevo un caldo incredibile, perché ho fatto la pizza, quindi in cucina c'era da morire, poi abbiamo mangiato qua in sala, poi sono andata sul terrazzo e non c'era vento, non c'era niente, quindi avevo un caldo incredibile e ieri sera ho usato solo il siero, sì, non ho messo la crema, in genere la metto però io, però ci sono quelle sere che fa talmente caldo che, ok, ci siamo capite. Poi un altro brand che troviamo in farmacia, una delle mie farmacie preferite, tra l'altro dove vado spesso, saluto la Gianna, ciao Gianna, nel caso mi stessi guardando, e sto parlando di due prodotti che ho preso proprio da lei, che sono questi. Sto parlando di Soa Sardigna, non so se la conoscete, è un brand sardo, come dice il nome. Io ho provato tanti prodotti, tanti campioni che mi sono stati dati, anche questo è un, non mi ricordo se questo me l'aveva regalato. Comunque, questa è una crema e questo invece l'ho preso proprio di recente. Ora è partito un allarme da qualche parte, va bene. Questo si chiama la linea Hydra Maris ed è una gel crema idrolenitivo. Cioè, ve ne avevo parlato sicuramente in un video con la Manu, che vi lascio qui se riesco a reperirlo, a ritrovarlo perché magari è un po'. Scusate, faccio così perché non vedo più se sto registrando. Ed è un gel crema leggerissimo. Ora in realtà sto utilizzando quello di Clarins perché ce l'ho aperto già da un po'. Questo l'ho utilizzato pochissimo, boh, meno rispetto. Comunque è, guardate cosa non è. Cioè, si è partito un allarme e ora ce l'avremo per un bel po'. Un gel leggerissimo, fantastico, mi piace tanto. Comunque, per quello che l'ho provato, comunque me ne sono già innamorata. Ma avevo provato diversi campioni anche, poi appunto questo. E questo invece è un'acqua profumata per il corpo. Tanto avevo letto che contiene essenze mediterranee e note marine. Infatti, questa piace molto ad Antonio perché potrebbe essere anche unisex. Questa è l'acqua Maris, è la stessa linea, vedete, quella è l'Hydra Maris, questa è l'acqua Maris, l'ho portata anche in vacanza, rinfrescante, quindi è un'acqua per il corpo molto fresca, quindi se amate queste profumazioni fresche, altrimenti
No, se preferite notte dolci, non va per voi. Infatti piace molto anche ad Antonio perché è proprio fresco. Il turno di Jouer. Come marca mi piace tanto, ho provato tanti prodotti. Qualche prodotto mi è piaciuto di più, qualcuno magari leggermente meno. Un prodotto che sto tra l'altro finendo è questo che sapete che ho amato moltissimo. Questo è l'Eau de Soin idratante, quindi un hydrating water mist. Tanto ci tiene compagnia un... Pensate che ho tutto chiuso. Però si sente tantissimo, quindi penso che sia qua vicino. Questa è una mist idratante che ve l'ho fatta vedere anche diverse volte, perché quando esce fuori sembra quasi un... quando viene vaporizzata sembra una cremina, ecco. È molto idratante. Bene, abbiamo finito con l'allarme, molto bene. La sto finendo, ma la riacquisterò perché mi piace tanto. Jouer è un brand francese che coniuga appunto la cosmesi francese ma anche quella coreana, mi sembra di ricordare. E mi piace tanto. Ho provato diversi prodotti: l'acqua micellare, la maschera viso, ma penso, ah, la crema! L'ho finita quella, sì. La crema super idratante nutriente che ho finito il mese scorso, mi è piaciuta tantissimo. Video terminato, se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su che così ne faremo altri, io e Marina, su di questa categoria, quindi su questo filone. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e fatemi sapere qua sotto nei commenti se questi prodotti li avete già provati, quali mi consigliate voi che non ho menzionato, tipo la Roche-Posay. Sono sicura che me la nominerà qualcuno. Mando un enorme bacio a Marina e a voi, ovviamente, al prossimo video. Ciao!